presidente della Motor Valley, ingegner Claudio Domenicali. Buongiorno a tutti, benvenuti in Ducati. Per me è bellissimo vedere una sala così importante, non solo come quantità, ma come qualità delle persone presenti. È un giorno molto importante per me. Giorno importante perché io sono bolognese, quindi di casa, gioco in casa, studiando ingegneria all'Università di Bologna, quindi in qualche modo veramente locale. Ho fatto tutta la mia carriera in azienda, sono entrato in azienda nel 1991 e ho avuto la fortuna veramente di ricoprire tantissimi ruoli. Io sono amministratore delegato dal 2013, ma ho avuto la fortuna di ricoprire molti ruoli in successione, di vedere quattro proprietà succedersi all'interno di questa azienda, da fratelli Castiglioni, che era una proprietà italiana, poi due fondi di investimento, prima Texas Pacific Group, poi Invest Industry di Devonomi, ed oggi questa proprietà tedesca che ci lascia grandissima autonomia e dà una visione molto industriale. Mi sento quindi molto legato a questo territorio e molto grato a tutto quello che il territorio mi ha permesso e la fortuna che ho avuto di poter in qualche modo mettere i miei talenti a disposizione di questa azienda. E quindi per me è un grande, se vogliamo, onore e anche un grande piacere accettare questo ruolo di presidente della Motor Valley. La Motor Valley è un'associazione che conosceremo un po' meglio, che esiste da qualche anno, ma che ha un potenziale straordinario di crescita. E ci piace anche in qualche modo comunicare che all'interno della Motor Valley queste sei aziende da sole fanno 8 miliardi di fatturato, che rappresentano il 5% del PIL della regione, PIL della nazione, della regione che sono 157 miliardi di euro, quindi una regione che fa da sola una percentuale del PIL importante dell'impresa dell'intero paese. Quindi stiamo parlando quindi di un sistema, questa valle, che non è tanto solo, diciamo così, un sistema generico, ma è un sistema che ha una valenza unica nel mondo come attrattività, ma una valenza economica estremamente importante. Ha, come vedete, 1,8 milioni di visitatori e ci sono dietro a questo. Io ho parlato degli 8 miliardi, sono solo le 6 aziende principali, poi ci sono 16.500 imprese che rappresentano tutto l'indotto. Che eventi faremo nel 2020? Facciamo alcuni eventi principali, quindi abbiamo confermata la gara di MotoGP, abbiamo confermata la gara di Superbike, la Ducati fa un evento che è molto importante perché fa un raduno solo al mondo globale per tutti i ducatisti, non potevano farlo all'interno della Motor Valley, quindi di nuovo abbiamo il World Ducati Week, il raduno mondiale dei ducatisti, e lo facciamo ancora sul circuito di Misano, storicamente lo abbiamo sempre fatto lì, e confermiamo il Motor Valley Fest che sarà credo la prima settimana di maggio, se non sbaglio, di nuovo ospitati la città di Modena. Quindi la più grande ambizione è costruire un sistema irripetibile di esperienze e formazione, esperienze che sono i circuiti, che sono i musei, quindi non parliamo solamente di imprese, di fabbriche, ma parliamo di un sistema in realtà di esperienza. Un cliente del mondo, un cinese piuttosto che un americano, non ha bisogno di una Ferrari e tanto meno di un Ducati. Sono dei prodotti del sogno che uno compra se ha esperienze straordinarie. E di formazione, perché se questo luogo è talmente attraente, lo può essere attraente non solo per le imprese che vengono a lavorare qui, ma vorremmo che fosse attraente per i talenti, perché non c'è futuro dell'impresa senza averci talenti. Tutti diciamo che il capitale umano è la cosa più importante dell'impresa, ma il capitale umano va generato. E il territorio deve essere attraente per i talenti, deve essere attraente in qualità di imprese che ci sono e deve essere attraente anche in qualità di, se vogliamo, sistema di entertainment. È molto difficile attrarre qualcuno in un posto dove alla sera non possa avere una capacità culturale adeguata. È chiaro che noi offriamo alla città di Bologna, in primis, ma tutte le città della valle, anche una possibilità di una qualità di vita straordinariamente alta. Un luogo dall'inarrivabile capacità attrattiva per appassionati, talenti e imprese. Io qui fermo, lascio la parola a Andrea Pontremoli, dopo che il nostro moderatore ci aiuterà in questo passaggio. Vi ringrazio ancora della presenza e
vi faccio a voi un grande in bocca al lupo. Abbiamo visto come cultura e formazione siano parole chiave anche della vision di Motor Valley, e sicuramente la formazione è un altro sistema eccellente del territorio. In particolare la sinergia tra le università della regione ha portato alla nascita di MUNER, l'università del motoveicolo. Quindi per approfondire la tematica inviterei sul palco il CEO di Dallara, nonché presidente del MUNER, Andrea Putremoli. Grazie, buongiorno anche da parte mia. E in effetti quello che ha detto Claudio è una cosa che mi dà un po' d'emozione, perché queste cose qui di cui abbiamo parlato tanto spesso, eccetera, noi siamo un paese, l'Italia, che ha perso la capacità di sognare. E apriamo la televisione e veniamo continuamente subissati da che cosa non funziona. Ecco, noi stiamo cercando di fare un po' la rovescia. Cioè, invece di dire che cosa ci manca per fare qualche cos'altro, dire con quello che abbiamo che cosa possiamo fare. E magicamente scopriamo che abbiamo delle cose incredibili. E ormai siamo diventati, infatti noi, un gruppo di amici. Non è più solo un discorso professionale, eccetera, ma un gruppo di amici che condividono una visione. E forse questo è l'unico posto dove siamo riusciti, proprio perché siamo diventati amici, a mettere insieme imprese, perché è solo un discorso banalmente di efficienza. Quindi questi brand, Lamborghini, Ducati, Haas Formula 1, che è un bel esempio di un'azienda americana che è venuta a mettere i suoi soldi in Emilia Romagna, perché ha riconosciuto quello che diceva Claudio prima. Motori Ferrari, telaio Dallara, e insieme abbiamo costruito questa macchina che compete nel campionato di Formula 1. Magneti Marelli, Pagani, Dallara, Ferrari, HP e Cox, Maserati e infine il Toro Rosso. Questo ideale spazio che diceva prima Claudio, che va da Faenza e arriva a Parma, in 150 km, noi abbiamo questo condensato qua, che è una cosa incredibile. Ecco, insieme abbiamo costruito 6 profili che non esistevano nel mondo universitario. E questo discorso ve lo voglio fare perché siamo stati capostipite di un modo di intendere la laurea un po' diverso. Noi fino adesso abbiamo costruito delle competenze molto specifiche. Vi faccio l'esempio del mio mondo, dell'automotive. Chi sa di automotive oggi sono essenzialmente due lauree, meccanica e aerospaziale. Queste sono le due lauree che creano professionisti dell'automotive. Oggi più del 50% del costo di un'automobile è fatto da elettronica e informatica. E il 90% degli elementi che voi utilizzate per comprare automobili sono fatti da informatica e da elettronica. Cioè, voi guardate se la macchina si conosce, nessuno chiede più un motore, che cilindrata ha un motore, che potenza ha. Quella roba lì è finita. E se voi andate da un ingegnere informatico, da un ingegnere elettronico, non sanno niente di automobili. Ecco, noi stiamo cercando di costruire delle competenze che siano specialistiche ma anche orizzontali. Siamo tutti unici, un sistema formativo eccellente, brand prestigiosi, circuiti internazionali, il tutto calato in un territorio fertile che, con una regione che dal primo momento ha creduto in questi progetti, che quotidianamente supporta. Quindi lascio il palco e la parola a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Grazie a tutti. Siamo l'unica regione al mondo che porta il nome di una strada, la Via Emilia. Nasce a Rimini, in Romagna. Paolo Cevoli l'altro giorno diceva che il trattino è ciò che è fondamentale per la nostra terra, cioè quel trattino che unisce due zone della regione di questo paese che insieme danno vita a una terra spesso unica e inimitabile,
ha detto anche che potremmo chiamarla Suron Valley. Cercare di capire lo specifico del nostro patechismo e della nostra ignorantezza, chissà, e sicuramente la Motor Valley, diciamo così, ci rappresenta. È come se fosse una spina dorsale, capito? Una catena di trasmissione di sburoneria, non solo. Spiegare magari, ma davvero è per me un grandissimo motivo di orgoglio e di onore essere qua. Lo è perché in questi anni abbiamo proceduto a far diventare questo brand un brand addirittura di attrattività turistica, giocando sulla qualità di questa straordinaria e straordinaria manifattura. All'Expo di Milano ci consigliarono, io ero da pochissimo diventato presidente, di non andarci nemmeno, che sarebbe stato un fallimento. Noi testardi come siamo, abbiamo investito più di ogni altra regione e da quell'esperienza così di successo, grazie anche alle imprese che ci hanno aiutato, perché bastava esporre nello stand dell'Emilia Romagna uno di quei formidabili bolidi a 2 o 4 ruote e la gente arrivava a migliaia. Abbiamo dato vita a 3 brand, venivano ricordati, Wellness Valley, Food Valley, nella regione che ha il più alto numero di prodotti GP ed OP in Europa, e Motor Valley. Peraltro avete visto, c'era in foto, è stato citato il ristoratore che negli ultimi 3 anni per 2 volte addirittura dai suoi colleghi principali è stato scelto come miglior ristoratore del mondo, e non a caso era con una Ducati. Abbiamo scelto Motor Valley, che ha quei numeri che avete descritto: 16.500 imprese, quasi 70.000 occupati, 16 musei, 15 collezioni private, 4 circuiti. Si parla certamente di questi marchi. Io, quando giro il mondo, l'abbiamo girato molto in questi anni, dagli Stati Uniti alla Cina, al Sudafrica, l'Argentina, all'Europa, e non dico che vengo da Campogliano, da Modena, basta dire quei marchi e capiscono immediatamente da che terra vieni e ti guardano con occhi di ammirazione. C'è un capitale umano qui che fa la differenza. Ho inaugurato una mostra a Modena poche settimane fa, dove i cosiddetti battilastra, artigiani che hanno più di 80 anni, forse non hanno nemmeno la quinta elementare come titolo di studio, hanno presentato dei modelli, no, dei telai, che valgono oggi tra le prime auto del mondo per valore. Li hanno realizzati con un martello, un sacco di sabbia sotto, le loro braccia, il loro ingegno, e le hanno fatte qui. E hanno dato vita anche loro, insieme a nomi straordinari, non c'è bisogno di farli, che tutti conoscete, a una terra che davvero oggi è la Motor Valley mondiale. Abbiamo fatto qualcosa in più, cioè abbiamo voluto far diventare allora un brand anche turistico, il brand Motor Valley, perché si calcolano in oltre 1 miliardo gli appassionati del mondo di motori, 2 o 4 ruote. Una terra, la nostra, che è passata da 45 a 60 milioni di presenze turistiche, cioè di notti dormite negli ultimi 5 anni. Avete visto che quasi 2 milioni sono quelli che vengono alle manifestazioni, alle competizioni, come ad esempio prima tra tutte il MotoGP di Misano Adriatico, ma anche a tante altre competizioni nei circuiti, nei 4 circuiti che abbiamo, oppure a vedere i musei e le collezioni private. Questa è una delle imprese che ha aperto le porte anche della fabbrica. Pensate, per un appassionato andare a vedere chi assembla, chi organizza, chi disegna. E ci sono tantissime manifestazioni, alcune anche magari meno conosciute, perché noi parliamo dei marchi storici mondiali, 8 miliardi di euro di contributo al PIL, il 5% dell'intero PIL di questa regione, ma ci sono anche quelle 16.500 imprese che spesso sono piccolissime, piccole e medie imprese, artigiane, che garantiscono eccellenze che nel mondo non riescono a realizzare. D'altra parte, se siamo nettamente prima regione per export pro capite, ormai ci mettiamo alle spalle nettamente sia la Lombardia e il Veneto, e anche perché la meccanica, i motori e la meccatronica fanno di quei 63 miliardi 40 miliardi di euro di quelle esportazioni. Ma siamo anche una terra che sta, non era mai successo, attraendo imprese da tutto il mondo. Questo esempio della Motor Valley è un esempio della VL austriaca, per la prima volta aperto a Reggio Emilia, portando qui
intelligenze, persone, personale, competenze, così come il raddoppio della Lamborghini Volkswagen, ricorderete, dovevano andare a Bratislava, Slovacchia, hanno scelto di raddoppiare qui, far uscire Urus, gli investimenti della Ducati in questi anni. Ero col sindaco di Maranello domenica, la Ferrari sta per ampliare il museo, pensate che a Modena, dove dirò qualcosa tra poco, ma insieme ad Andrea Potremoli abbiamo consegnato insieme ai rettori del Quattro Cristalli le prime lauree poche settimane fa alla casa natale di Enzo Ferrari, che insieme all'unico museo al mondo che è un unico volume, quest'anno supera quello di Modena per la prima volta i 200.000 visitatori paganti, insieme a Maranello forse supera i 600.000. Diceva sempre qui Maranello, la Ferrari ha chiesto di ulteriormente ampliare e rinnovare quei luoghi dove arrivano appassionati visitatori e turisti da tutto il mondo. Abbiamo fatto persino qualcosa in più, che ha voluto collocare in termini di opportunità turistica l'insieme dei brand. Ieri mattina ho avuto l'onore alla Borsa di Milano di aprire col sindaco Pizzarotti, col governo italiano.